tutti, e oggi sarà un'atmosfera assolutamente conviviale, senza barriere. Non fate caso che qua ci sono dei tavoli da relatori, fate come se non ci fosse, come quando in classe Pierpaolo sostiene che cambiando i punti di vista cambia proprio anche la percezione di quello che si sta vivendo. Quindi facciamo finta che noi siamo lì, voi siete qui e che comunque c'è un interscambio. Per ora lo immaginiamo, poi magari chissà che non lo facciamo anche dopo, magari dopo che avrete ascoltato qualche intervento dei ragazzi. Allora, ritengo la presentazione di oggi abbastanza significativa per alcuni elementi, un paio in particolare. Il libro è fresco di editoria, quindi si temeva fino alla fine che non sarebbe stato stampato in tempo, invece è arrivato, quindi ancora profuma questa carta, e ne abbiamo conferma dalla rappresentanza della Perrone Editore, che ringraziamo. Facciamo un applauso, perché si impegnano costantemente a far sì che nuove e giovani leve, e leve un pochino più consolidate come Segnieri, possano continuare a portare avanti il discorso di una scrittura che a volte è creativa, che a volte è una scrittura che induce alla riflessione, qualche altra volta induce a fare dei cambiamenti nella propria vita, e tutto sarà a vedere questo libro che cosa suggerirà. La seconda cosa per cui questa presentazione è abbastanza anomala è che al banco dei relatori, a parte la sottoscritta e l'autore, ma qualcuno che moderava, ci doveva essere l'autore imprescindibile, ci sono i ragazzi. Quindi questo è un elemento assolutamente positivo, e ve lo dico, ed è garantito credo anche dalla presenza della docente Gabriella Bove. Io vengo da iniziative dove, Gabriella me lo può confermare, normalmente troviamo una sorta di presenza molto molto grande a livello anagrafico. Non che i grandi non ci possano insegnare, a me in primis, ai ragazzi poi, delle cose, però a volte veramente troppo grandi, e tutti uniformemente troppo grandi. Quindi cerchiamo di dare invece delle variabili, no? Come si è detto all'inizio, cambiando anche i punti di vista. E un cambiamento di punto di vista è proprio questo, quello di mettere al banco dei relatori i ragazzi. Quindi a questi ragazzi io farei un applauso, perché non credo che abbiano relazionato tante altre volte prima di questa circostanza. E veniamo al libro, dirò poche cose, perché poi chiaramente queste cose le dirà Pierpaolo. Il mio compito sarà magari quello di così stuzzicare delle risposte, andare ad insinuare delle curiosità. Tanto il libro, sappiatelo, è un libro provocatorio che ha intenzione di suscitare delle reazioni, non solo all'interno di quello che è il complesso sistema scolastico, il MIUR, la scuola stessa, i docenti, i ragazzi, il personale scolastico, ma proprio nelle menti, nelle coscienze di chi andrà a leggerlo. Perché in fin dei conti tutti noi siamo scuola, siamo stati a scuola, abbiamo esercitato il nostro diritto dovere di essere studenti, non tutti quello di essere insegnanti, e poi ci sono insegnanti che hanno segnato profondamente la nostra vita in senso negativo, e chi invece di noi non ricorda insegnanti che, pochi forse per la verità, hanno lasciato una traccia positiva nella loro vita. Io ricordo che il mio docente più significativo l'ho incontrato, era una docente, cioè nel senso che è ancora vivente, ed è una docente di lettere alle scuole medie, una donna che io avevo talmente idealizzato per come poneva l'insegnamento della letteratura, che addirittura quando la guardavo in classe la vedevo circondata quasi da un'aura di luce, come se fosse chissà benedetta da quale divina provvidenza. E quindi questo mi è rimasto molto. Una donna che poi comunque ho frequentato anche al di fuori e dopo la scuola, insomma, comunque un insegnante che veramente mi ha dato tanto, e credo che in ognuno di voi ci sia qualcuno che ha lasciato un segno. Credo che Segnieri, nella scrittura di questo libro, nella stesura, abbia messo dei punti molto significativi. Lui stesso, come dirà, ricorderà alcuni enigmatici personaggi e insegnanti che lo hanno profondamente segnato. Tra i letterati e scrittori ricorderà
ricordiamo, lo ricorderà Pierpaolo, Sciascia e Pasolini, ma soprattutto un maestro importante, grande, di cui Pierpaolo sicuramente vi dirà, che è il professor Luigi De Marchi. Detto questo, il titolo del libro l'avete letto tutti, se non l'avete ancora letto vi invito a comprare il libro, a leggere il titolo e poi a leggere tutto il libro. Sono 150 pagine, ma vi assicuro che scorrono come niente, anche perché sono una vera e propria raccolta, no, di quello che Pierpaolo è riuscito a fissare negli anni di insegnamento, prima come supplente e poi come docente. Quindi è di facile lettura, di leggera lettura. Poi le ultime 50 pagine sono consegnate come uno scrigno ai ragazzi. Infatti ci sono delle testimonianze dei ragazzi che hanno vissuto Pierpaolo come insegnante. La scuola è amore, il titolo dice tutto. Forse il concetto è enorme, perché come si fa a quantificare, a circoscrivere l'amore? Però è tutto quello che Pierpaolo ha sentito nel mettere col cuore in mano questo libro e consegnandolo a voi per una sana e provvidenziale lettura. Dico provvidenziale perché sicuramente apriremo gli occhi in quello che andremo a leggere, ci aiuterà ad aprire gli occhi. Un'ultima cosa: credo che sia un manuale utile sia a noi che lo leggeremo, quindi docenti, persone normali, studenti, ma soprattutto per i ragazzi, proprio a loro mi rivolgo, perché viviamo in una società oramai talmente rarefatta, talmente frammentata, che i ragazzi trovano veramente difficoltà a inserirsi poi in questa società una volta finita la scuola. Per cui se la scuola, che deve in qualche modo creare la loro cultura come solida radice, la dà questa radice, poi questa radice resterà per tutta la vita e i ragazzi se la ricorderanno profondamente. Quindi grazie Pierpaolo per averci riuniti qui. Ricordo che questa è solo la prima di una lunga serie di presentazioni dove tutti i nostri amici verranno invitati, ma non tutti insieme, quindi a piccoli gruppi. Grazie. Anzitutto ringrazio Camilla per questa presentazione, il ringraziamento ai relatori che sono qui oggi e vi li presento prima di avviare il discorso. Abbiamo Luna Barba, che è stata mia studentessa al liceo Caravillani, Alessandro Caravillani di Roma, quando faceva la prima superiore, ormai si è diplomata. Gaia Della Rossa, che è stata mia studentessa quando faceva la prima al liceo magistrale Vittorio Gassman di Roma e ormai si è diplomata. E poi c'è una sorpresa, abbiamo qui Cinzia Leone, però come attrice, che leggerà anche un brano del libro, e poi arriverà più tardi anche un altro studente che è intrappolato nel traffico. Ma la scuola è amore voleva essere già dal titolo una scelta provocatoria, perché in genere si dice nella scuola ci vuole passione, ci vuole impegno, eccetera, però tutte queste parole che si usano in realtà potrebbero diventare un elenco infinito, ma nessuna è esaustiva. E secondo me invece la parola che racchiude tutto, che racchiude tutto quello che la scuola dovrebbe essere secondo me, è l'amore. L'amore per lo studio, l'amore per la cultura, l'amore per la materia, l'amore che vuol dire anche reciprocità e amore per la conoscenza, ma anche per i compagni. A proposito di questo, ci sono tre episodi che mi sono venuti in mente, che non sono nel libro, che però secondo me possono essere identificativi di quello che il libro vuole esprimere. Uno, il più vicino, che mi è capitato recentemente nell'istituto dove insegno adesso, che è l'Istituto Superiore di Istruzione Superiore Tommaso Salvini, sono a succursale genovesi. Io mi trovo spesso e volentieri, mentre faccio lezione, che mi bussano alla porta, aprono e sono studenti di altre classi, anche di altre sezioni. E che c'è? Il telefonino fa interferenza. Io non c'ho il telefonino. Non c'ho. Ok. E mi arrivano. Io in modalità aerea. Allora arrivano questi studenti, io sto facendo lezione, ma vengo, mi danno la mano, buongiorno professore, e si vanno ad accomodare in qualche sedia di qualche studente assente. Io penso che quando vengono forse per devono incontrare qualche ragazzo o qualche altra studentessa
cui sono interessati, quindi l'amore c'entra comunque. Loro dicono che sono interessati alle mie lezioni, io ci credo poco, secondo me c'è qualcosa che... Poi mentre parlo bussano e arrivano quelli di quinta, mi salutano e si siedono, poi arrivano quelli... Alla fine della, diciamo, della lezione mi ritrovo con studenti di prima, seconda e terza, fino alla quinta, che stanno seguendo la mia lezione, una cosa che non mi era mai capitato. In genere i professori si arrabbiano, vai in classe, vai, io invece li faccio assistere, perché voglio ragionare e riflettere, perché fanno questo, a parte perché saranno interessati a qualcuno o a qualcuna della classe, perché secondo me comunque evidentemente c'è qualcosa nelle mie lezioni che parla a tutti, al di là di quello che è l'incasellamento che fanno a scuola, dove mettono le persone in un'omologazione con le stesse classi, le stesse età, gli stessi banchi, tendono ad omologare molto i ragazzi, no? E invece quello mi sembra un atto di creatività, un atto della fantasia che diciamo scompiglia le carte. A me questa cosa piace molto. Poi ovviamente 5 minuti e se ne rivanno, però la cosa importante è che mi rendo conto che quello che sto dicendo arriva a tutti al di là dell'età. Forse ciascuno ha un proprio percorso di crescita personale che è diverso dall'età che ha. E quella sensibilità magari può essere fortissima in prima, come invece può essere veramente profonda soltanto in quinta. E quindi avere classi di età diverse mi sembra una bella cosa per vedere la scuola come amore e non come qualcosa di respingente. L'altra cosa che mi ha fatto pensare a questo titolo, quando invece facevo il quinto ginnasio, cioè stiamo parlando ovviamente del 1988, facevo il quinto ginnasio, io sono di Frosinone, quindi ho fatto il liceo classico a Ferentino, un paese vicino Frosinone, e diciamo illustre liceo classico di Ferentino, c'era una professoressa che arrivava da Roma tutte le mattine e mi faceva quasi tutte le materie: italiano, latino, greco, storia, geografia, educazione civica, mancava matematica e francese, aveva fatto tutto, era un po' la maestra, diciamo, secondo me, in quinto ginnasio. E questa professoressa mi ha portato ad avere un'esperienza nella vita che mi ha formato molto e quindi a cui devo moltissimo. Questa professoressa, con cui avevo iniziato l'anno con 7, soprattutto a latino e greco, alla fine dell'anno avevo 4, quindi ho avuto 2 debiti, diciamo, sono stato rimandato a latino e greco. Ovviamente io ho una famiglia molto rigida, quindi mi hanno fatto studiare tutta l'estate e ho studiato seriamente, veramente, ma è stato molto importante quel passaggio, perché io durante quell'estate, studiando seriamente, ho messo le basi del latino e del greco che mi sono servite poi al liceo, e poi nel triennio successivo non ho avuto più nessun problema. Quindi mentre magari durante l'estate dicevo questa professoressa ce la poteva evitare questa cosa, poi però negli anni successivi fino al diploma e anche la laurea ho capito che quel passaggio necessario mi ha formato come persona e mi ha aiutato anche a stare sui libri quando non avevo voglia, e questo mi ha aiutato moltissimo nell'università, che l'università, mentre i miei amici non riuscivano a studiare, io stavo sui libri, magari anche a volte controvoglia, appassionandomi e cercando di stare anche in vista dell'esame ad affrontare un ostacolo che non era proprio nella mia volontà. E quindi ho capito che quella professoressa mi aveva lasciato qualcosa. A settembre ho fatto gli esami di riparazione, sono andato bene, mi sembra mise 7, e poi non l'ho più vista. Quindi non l'ho più vista perché lei era di Roma, è andata a Roma, è andata a insegnare a Roma, al liceo Giulio Cesare, e quindi sono passati 31 anni e io, pensando che la scuola è amore, un giorno sono andato a Giulio Cesare, proprio qualche mese fa, senza dire niente, non sapevo neanche se fosse ancora lì, se l'avrei trovata, non lo so. Quando sono arrivato mi hanno chiesto i documenti pure all'ingresso, ho detto questo è il ministero, mi hanno dato un badge, una cosa serissima. E poi andavo alla ricerca di questa professoressa
che non riuscivo a trovare. Poi mi hanno detto forse al primo piano. Al primo piano c'era diciamo il passaggio, il piano che va al piano di sopra e poi vari corridoi. E io mi sono messo in questo piano, che è l'incrocicchio della scuola, ho detto qua deve passare, un po' come hai fatto tu, no? Questa è la piazza principale, qua deve passare. E mi sono appoggiato. A un certo punto l'ho vista che stava scendendo le scale. Dopo 31 anni l'ho riconosciuta subito. Allora, questo significa che non era cambiata molto. Mentre scende le scale faccio, scusi, professoressa, si gira, mi fa, mi dica, ovviamente lei non mi riconosce, ovvio. E io dico, ma le posso chiedere un'informazione? Prego, prego, molto seria, molto, una professoressa seria. Io già mi battevo il cuore, ho detto, mi sa che qua mi tocca superare qualche interrogazione, qualche esame, e scendevo le scale e un po' sorridevo, perché io avendola riconosciuta, più mi avvicinavo e più vedevo diciamo la professoressa che avevo visto e conosciuto quando facevo il quinto ginnasio, cioè 31 anni fa. Nel momento in cui mi sono avvicinato a lei, sono arrivato alla sua altezza, dice, cercavo una professoressa. E lei mi fa, come si chiama? Io dico, la professoressa Marisa Panetta. Lei mi guarda e fa, sono io. Allora, Marisa Panetta oggi è qui. Grazie, professoressa. Grazie. Grazie. Una professoressa come quella che diceva Camilla all'inizio, a cui io devo moltissimo, non solo per diciamo, le esperienze positive, anche quelle negative che mi hanno aiutato e che mi hanno formato, e di questo te ne sono fortemente grato. Grazie a te. Grazie. Figurati. Ecco perché ho pensato agli studenti di ieri, non i miei studenti, quelli di oggi, che potrebbero parlare di me, perché, ma agli studenti di ieri. La prima persona a cui ho pensato era una studentessa del liceo Caravillani di Roma, che è stata mia alunna 10 anni fa. Si chiama Camilla Ventura. Non l'ho più sentita per 10 anni, mi è arrivato via Facebook un messaggio in cui mi diceva, professore, lei è stato supplente per un mese nella mia scuola, quando facevo la prima. Adesso mi sono diplomata, ho fatto insomma un percorso anche dopo il diploma, eccetera. Avrei bisogno di parlarle perché lei mi può aiutare, perché sto iniziando un'attività didattica di insegnamento e ho bisogno di consigli. Cioè, per me è stato una cosa bellissima, meravigliosa. Perché? Perché dopo 10 anni, una persona che non ho più visto né sentito, pensavo che neanche si ricordasse più di me, c'era l'amicizia su Facebook ma non frequentata, arriva questo messaggio che mi sconvolge, dice dopo 10 anni ha bisogno di qualcuno che gli dia un'indicazione sull'insegnamento e viene a cercare me, che sono stato suo supplente un mese quando ero un insegnante precario. Ebbene, Camilla Ventura è qui. Grazie. Ecco perché la scuola è amore, questo deve essere la scuola. La scuola deve essere capace di accogliere l'inventiva, la creatività. L'affetto, l'emozione deve essere legata alla conoscenza, perché se no non resta dentro di noi. Quello che resta è quando la conoscenza passa attraverso qualcosa di più profondo, cioè a qualcosa che si lega al sentimento, all'emozione, anche alla gioia. Io arrivo a scuola sempre con il sorriso e molti dei miei colleghi professori li definisco la tribù dei musi lunghi, che arrivano tutti così, no? Io li capisco a prima ora, ci svegliamo tutti alle 6, ma io dico, ma se voi siete così tristi, come fanno gli studenti a essere contenti di stare qui e vedere questi musi lunghi, la tribù dei musi lunghi? Allora cerco di ravvivare i miei colleghi, di darli su, metto anche la musica, cioè invento qualsiasi cosa. L'importante è dare alla scuola il volto di un sorriso, perché la scuola è amore. Bravo.
Bravissimo. Oh, allora, vi chiedo scusa, ma sentivo mentre parlava Pierpaolo una musica in sottofondo. Non so se c'era qualcuno che aveva il viva voce o c'era un video. Era la musica di là. Possiamo chiedere che venga azzerata almeno per la telefonia. Ah, della segreteria, quindi adesso non c'è, perché infatti la sento a tratti. Ora Lorenzo Tarquini è arrivato, quindi ti puoi sedere qui, grazie, ne approfittiamo di questa interruzione, anche perché credo che sarai il primo ad intervenire per anzianità. Non so se per anzianità. Prima parlavamo di tutt'altra cosa, dicevamo che invece si incontrano sempre sessioni dove che si albero. Ci sono persone molto grandi a relazionare, voi siete tutti giovanissimi, però nell'ordine della giovinezza ce n'è qualcuno, insomma, che comincia a crescere. Oh, Lorenzo Tarquini, se vuoi ti puoi poi anche alzare quando parliamo, comunque ti metterò magari il microfono un pochino più a favore. Hai avuto come docente Segneri quando frequentavi il quarto dell'artistico al Caravillani, quindi cos'era? Anno 2008-2009. Una classe non facilissima, vero Pierpaolo? Sì. Segneri? No, vabbè. Vedremo. Diciamo viva, va. Vivace. Va bene. Una classe vivace. Ma brillante, però brillante. Vabbè, non a caso Lorenzo Tarquini poi ha seguito il prof anche in altre vicende / vicissitudini di carattere corsaro, sì, direi prima cantieristico, poi corsaro, e quindi non è la prima volta che Lorenzo Tarquini parla in pubblico, per cui a lui l'onore di aprire questa sessione. Allora ti metto il microfono, intanto se preferisci, come preferisci. Vabbè, mi alzo, salve a tutti, sono... Chiedo scusa, sono un immigrato di Roma Sud, spero che mi... Cioè, il jet lag è un po' messo. Allora, sì, sono 12 anni, un 2008, 11 anni che conosco il professore Pierpaolo Segneri, diciamo anch'io come la mia collega che ci siamo persi di vista ovviamente. È stato un mese dove noi affrontavamo un periodo, era un po' strano quel periodo perché c'erano parecchie autogestioni, occupazioni, era un fermento. Fra l'altro la professoressa Papotti, eccola, grande. Dopo, tra l'altro, lei non si ricorderà mai perché io c'ho 1000 capelli fa, professoressa, c'avevo una chioma selvaggia. E, beh, c'erano le classiche contestazioni, fasci contro comunisti, queste cose un po' l'ultimo braccio del Novecento. E è arrivato Pierpaolo Segneri in sostituzione della professoressa Tucceri in storia italiano e ha un po' fatto un cambio di programma rapido per un mese, insomma, ci ha un po' spiegato un diverso modo di affrontare le cose e studiare la materia. E quindi erano curiose le sue lezioni dove, diciamo, decontestualizzava il ruolo insegnante e docente, faceva alzare lo studente o gli studenti, li metteva al posto del professore, lui si rimetteva al posto degli studenti e incominciava questo dialogo dove interagiva, faceva domande, si faceva fare domande, insomma era un discorso, una chiacchierata, e noi praticamente arrivavamo alla soluzione o comunque ci autofacevamo la lezione con il contraddittorio. Sostanzialmente avevamo iniziato, se non ricordo male, con l'illuminismo, no? Spiegare il concetto della ragione, della libertà, dell'uguaglianza, dei principi della democrazia, con un contraddittorio, quindi lui, perché pensi questo? Ma se invece è questo? E se invece è quest'altro? E piano piano capivamo gli eventi storici vivendoli in prima persona. Allora, questo c'è un po', insomma, noi abituati a una professoressa che comunque è la professoressa Tucceri, è una professoressa che è di tutto rispetto, però ha un metodo classico, insomma, di insegnare, dove c'è la lezione, spiegare, insomma, dove devi acquisire le conoscenze. Invece vivere il contesto aiuta uno studente a percepire la realtà delle cose, soprattutto in storia in italiano, dove uno, se non ama la materia, si fa due palle che non finisce più. Perché, insomma, fare i sonetti di Dante, di Petrarca, oppure imparare a memoria le date, Robespierre, la decapitazione, insomma, un po'.
Invece capire questi concetti e applicarli nella vita contemporanea, soprattutto in un periodo dove, ecco, c'era un po' di fermento politico fra i giovani, è stato sostanzialmente, io lo dico, fuorviante, perché proprio abbiamo preso un'altra strada e l'abbiamo, ci ha deviati, adesso ecco, sono così, mi vedete così, uno sfigato, no, no, vabbè. E no, devo dire personalmente cosa è cambiato in me. Personalmente sono arrivato quel sano veleno del dubbio, cioè non avere mai certezze. Io che avevo 17 anni ero inquadratissimo, proprio lo Stalin della gioventù. E invece capire che delle volte farsi domande è meglio avere delle risposte. Insomma, avere più domande è sempre meglio di avere più risposte. Quindi, perché la domanda comporta il movimento, quindi progredire, andare sempre avanti, la risposta si ferma e poi c'è la morte, dove c'è la stasi c'è morte. Quindi quello che in un mese, 30 giorni che poi sono quanti? Sono 20 giorni lavorativi, ci ha stravolto a tutti. poi se n'è andato, noi siamo rimasti così, è arrivata la Duccia, ci ha menato di conseguenza. Abbiamo perso un mese di. No, non è vero, siamo andati. Le storie sono andate molto più avanti. Naliano a passo di tempo, ma storia molto più avanti, perché abbiamo fatto il Luminiso, quindi ha portato anche, diciamo, giovamenti da un punto di vista del programma. E che dire, sono felice di aver incontrato questa persona, perché tuttora mi cambia la vita. Io grazie, non sto scherzando, grazie a, diciamo, al suo contatto, alla sua confidenzialità che abbiamo, io oggi sono architetto, ho fatto dottorato di ricerca, quindi anch'io inizio un percorso che mi porterà poi alla docenza. Ho aperto un'etichetta Corsara indipendente di musica basata su, diciamo, sui principi che abbiamo in questi anni sviluppato insieme, e c'è amicizia, c'è lealtà, c'è fiducia. E fra le altre cose, sono passati 11 anni e dopo 11 anni sono per la prima volta riuscito ad essere d'accordo con quello che diceva lui. Invece all'inizio proprio ci scontravamo sempre pacificamente, però mai alfa e omega proprio, quindi ecco, questi sono. Sì, no, lui incalzava perché poi si divertiva, mi prendeva pure in giro, io invece come un toro così, invece lui mi stuzzicava. Effettivamente ha funzionato, insomma, almeno per me, anche per gli altri, insomma, abbiamo fatto tutti un buon, insomma, sì, dai. Ci siamo tutti laureati, diplomati, abbiamo fatto un bel percorso tutti insieme, quindi grazie. Insomma. Non so parlare più. No, bravissimo. Tra l'altro il libro, questo lo voglio dire, si conclude, secondo me la parte più bella del libro, si conclude con l'ultimo capitolo, il numero 10, dove c'è una piccola introduzione mia, e poi io lascio la parola ai miei studenti di ieri, e sono loro che hanno scritto delle lettere, dei testi, in cui ripercorrono quel periodo in cui sono stato loro professore, anche soltanto per un mese, e raccontano quello che loro vedono nella scuola di oggi, quella che hanno vissuto e delle lezioni che hanno trascorso insieme a me. Quella è la parte più bella, perché io l'ho lasciati liberi anche di fare comunque un'analisi critica, di evidenziare quello che loro ritengono non andasse bene, e quindi la parte più viva secondo me è proprio quella che hanno scritto loro. Bisogna arrivarci perché è l'ultimo capitolo, però se volete iniziare da quello è un buon inizio. Giusto, esatto, la facilità di questo libro è proprio anche questa, che non devi cominciare a leggerlo necessariamente dall'inizio, è vero, hai detto una cosa molto saggia e giusta, perché io stessa, dopo aver letto l'introduzione, sono andata subito a leggere quello che avevano scritto i ragazzi, quindi mi sono arrivata alle prime 50 pagine, poi ho saltato quella e sono andata alle ultime 50, perché ritenevo che conoscere quello che i ragazzi, insomma, si erano fatti come idea a livello del loro docente, insomma, poteva essere interessante e rilevante e aiutarmi anche a moderare in questa sessione. Volevo, Pierpaolo, se mi permetti, prima di dare la parola a Grazia Leone, salutare l'amica avvocato Antonella Sotira, che è qui non a caso perché è stata lei
il gancio con la casa editrice della Giulio Perrone e in questo caso la collana ringraziamo dell'erudita, quindi grazie avvocato Sotira per questo gancio che ormai è consolidato e dura nel tempo. Allora, Grazia Leone, attrice, adesso ci leggerà a sua scelta e discrezione un passaggio del libro e chissà che anche questo non induca a riflettere o ispiri qualche curiosità. Sì, sì. Buonasera a tutti. La mia generazione ha un altro modo di vedere le cose. La mia generazione esiste, ma non la troverete nella storia raccontata nel film Suburra. La mia generazione è altro dalla rabbia, dalla violenza, dalla vendetta, dalla cattiveria e dall'invidia. È altro rispetto a quanto si racconta, si dice o si vocifera. La mia generazione è disarmata, visionaria, corsara. Questa generazione di cui faccio parte è strana, non ha età e attraversa tutte le età. È una generazione di perduti ma non di perdenti, che fa la rivoluzione dei perduti, cioè di coloro che malgrado tutto, ancora oggi, a 40 anni, come pure a 20, non rottamano le persone, ma vivono di cose semplici, insieme, senza egoismi. Gioiscono per una parola o piangono per un abbraccio. Si stupiscono del cielo stellato e sono gli ultimi custodi del nostro futuro. La mia generazione è altro dalla superbia, dall'arroganza e dalla modestia. La mia generazione è altro da quella dei perdenti che sono andati al potere e ora comandano, ma hanno rinunciato a loro stessi. Si sono ingannati da soli, hanno venduto i loro sogni per denaro o per una poltrona. La mia generazione è perduta perché è rimasta fuori dal mondo del malaffare, truffaldino e furbastro. È perduta perché è da sempre precaria, disoccupata, sfruttata, ingannata, derubata del futuro. La mia generazione è geniale, ingenua, invisibile, intellettualmente forte, umanamente fragile, viva, sicura, coraggiosa, corsara, sempre appesa a un sogno di libertà, rinunciataria a volte, ma rassegnata mai. La mia generazione è perduta perché continua ad amare e a credere in una politica alta, a lottare per un mondo diverso, a credere che le idee possano cambiare il mondo. E non è passata con i perdenti sulla torre d'avorio del potere fino a se stesso. La mia generazione crede ancora nella vera amicizia e nella lealtà. I perduti non sono disperati, sono semplicemente diversi. È diverso. I disperati sono i veri perdenti che invece hanno perso il loro sogno di libertà. Mi è piaciuto molto anche il tono con cui hai letto, siete d'accordo? Facciamo un altro applauso, grazie, brava. Sì, sì, molto intrigante e accattivante. Allora, io direi di restare nell'ambito del liceo artistico Caravillani. Allora, abbiamo una classe un po' più piccola che Pierpaolo ha frequentato, Tempore Busilis, ed è quella del primo anno e volevo dare la parola a Luna Barba e sentiamo da lei. Una cosa prima ti volevo chiedere, la volevo chiedere anche a Lorenzo, ma in qualche modo conoscevo già un po' la risposta di Lorenzo, invece con te ci conosciamo meno perché non abbiamo avuto frequentazioni, al di là della scuola come con Lorenzo, che ha aderito poi al cantiere ai Corsari. E ti chiedo, quando hai saputo che il tuo prof, ex prof, insomma, aveva piacere di coinvolgerti in una sensazione, una scrittura, dico sensazione perché la lettera è una sensazione, no? Ecco, che cosa hai pensato? Cioè il primo pensiero che ti è venuto in mente e poi naturalmente
il tuo intervento, anch'io sono riuscita a leggere la tua lettera, perché ho detto sono partita di lì, proprio dalle vostre lettere. Devo dire che in alcuni passaggi siete davvero commoventi, quindi però intanto che cosa hai pensato quando il prof ti ha chiesto di fare questa cosa per lui? Mi alzo? Sì, bravo. Ok, allora intanto buonasera a tutti e volevo ringraziare il professore per avermi dato questa splendida opportunità. E, ecco, la prima cosa che ho pensato è stata wow, perché proprio io, cioè di tutti quanti è andato a prendere proprio quella che gli ha fatto passare le pene dell'inferno, perché... Però sì, esatto, cioè, quando conobbi il professor Segneri ero in primo e stavo passando un periodo un po' particolare della mia vita nel quale, diciamo, stavo chiudendo tutte quante le porte e mi stavo comportando in una maniera abbastanza singolare. Avevo iniziato a ribellarmi, vabbè, come tutti quanti 15 anni, 14 anni. E conobbi lui perché venne a sostituire la professoressa Rossi di storia, una persona molto rigida, che temevamo tutti altamente. E quando arrivò lui pensai, arrivato, adesso posso scatenarmi. Lui è tanto tranquillo, non si arrabbia mai, va bene. E iniziai effettivamente a fargli i peggiori scherzi che si potessero fare a un professore, però col tempo iniziai a capire che c'era molto di più dietro a questa persona, perché lui riusciva a vedere in me ciò che veramente ero, un qualcosa che nascondevo dietro quella maschera che avevo posto. E piano piano, confrontandoci, diciamo, riuscì a tirare fuori la vera me stessa, tanto che un giorno, mi ricordo ancora, mi disse una semplice frase, ovvero tu dovresti fare teatro. E lì per lì l'ho preso come un insulto, perché disse, mi ha preso per una buffona. Poi però successivamente capì che lui aveva capito veramente ciò che stavo facendo io, ciò che stavo mettendo in atto, ovvero nascondere le mie emozioni, che lo stavo facendo in maniera evidente. Quindi vorrei davvero ringraziare il professore, perché mi ha aiutato davvero a imboccare la strada che adesso sto seguendo. Comunque fino a, diciamo, ho fatto la maturità quest'estate, mi sono appena diplomata, e però da quando l'ho conosciuto, per poi tutti gli anni successivi, ho messo veramente me stessa nello studio, mi sono appassionata a quello che stavo facendo, perché ho avuto un approccio diverso allo studio. E quindi davvero vorrei ringraziare ancora, cioè non smetterò mai di farlo, perché mi ha dato la possibilità di crescere, maturare e confrontarmi con i miei limiti e andare oltre, a vedere oltre ciò che effettivamente la scuola adesso è, perché purtroppo adesso diciamo, gli alunni vivono la scuola in modo brutto, ma non per colpa degli alunni o per colpa dei professori, diciamo perché c'è un confronto sbagliato tra gli uni e gli altri, non viene data la possibilità agli alunni di esprimersi al massimo e non viene data la possibilità ai professori di insegnare nella maniera giusta, secondo i loro metodi e secondo i loro tempi. Purtroppo vengono affidati dei programmi molto lunghi in tempi molto stretti, quindi i professori sono tenuti a stressare i propri alunni che si trovano messi alle strette e reagiscono. Quindi vorrei semplicemente invitare a prendere più alla leggera questa esperienza, che ti può dare veramente l'opportunità di crescere in tutti i sensi. Perdonatemi, non ho mai parlato di tutto. Brava, mamma mia che brava Luna, brava, brava, complimenti. Poi così dopo questo primo giro di ragazzi, siccome abbiamo tanti prof, no, seduti in sala, io poi insomma, in qualche modo cercherò di coinvolgerli. Adesso ringrazio proprio quelle che vedo, c'è la professoressa De Simone, la professoressa Picano, insomma sono con noi, poi ringrazio la collega giornalista Rai Silvia Squizzato per averci raggiunto, perché ha avuto una giornata tempestosa via Teulada, e quindi grazie. Pierpaolo, vogliamo fare un'altra lettura o diamo prima la parola alla tua studentessa di ieri? Allora, sì, beh certo.
certo. Gaia Della Rossa viene da un'altra tipologia di scuola, no? Quindi lasciamo l'artistico, lasciamo momentaneamente l'esperienza del Caravillani e andiamo al liceo magistrale Vittorio Gassman. Anche tu hai avuto l'opportunità di conoscere Pierpaolo Segneri quando frequentavi il primo anno e anche a te vorrei fare la stessa domanda che ho fatto a Luna, cioè insomma, quando ti è arrivata questa richiesta, insomma, ti sarai domandata perché, come, quando arrivava proprio a te magari dell'intera classe e come l'hanno presa a casa anche. Okay. Buonasera a tutti, mi chiamo Gaia, ho 21 anni e esattamente 6 anni fa sono stata un'alunna del professore Segneri. Cosa è successo? Quando mi ha chiesto di scrivere qualcosa riguardo alla mia esperienza di sua alunna, all'inizio è nata in me una sensazione di paura perché dicevo oddio, non sarò mai abbastanza brava a scrivere qualcosa su di lui che è stato un professore enormemente bravo in tutto, ma poi è prevalsa la sensazione di euforia, di gioia, di gratitudine che mi ha fatto scrivere quello che appunto pensavo su di lui, che appunto è un professore che è entrato a far parte della mia classe il primo anno di liceo, quindi per me è stato un dono perché l'ho vista come un'accoglienza, un inizio che è stato per me fantastico perché, come già hanno accennato i suoi alunni di ieri, è un professore che è diverso perché guarda non solo al voto, al libro, all'insegnare il libro, ma anche guarda l'alunno dentro, guarda l'interesse dell'alunno. E questo secondo me è importantissimo perché riesce a far capire all'alunno quanto è importante studiare. Infatti se posso leggere un estratto di quello, grazie. Ciò che più mi colpì dei tuoi insegnamenti era l'interesse che in primis nutriva per noi alunni e poi per la materia. Diceva che nella vita non sono tanto i voti ad essere importanti, essendo questi solo un numero, quanto noi alunni come persone. Non è per il voto che bisogna studiare, ma per il piacere di conoscere e per la bellezza dei contenuti da imparare. Sono questi gli insegnamenti che mi sono rimasti, insegnamenti di vita che porterò con me per sempre. Questo è... Questa è una piccola parte di quello che appunto ho scritto e è successa una cosa strana e bella prima che il professore mi chiedesse di scrivere qualcosa per come appunto come mia esperienza e all'università e io ho scritto un tema durante una lezione universitaria che mi era stata chiesta da un insegnante. E mi è capitato di citare proprio il professore perché ho scritto in questo tema che la vita è un continuo mutamento, un cambiamento, no? E come dice appunto il professore, come si è presentato poi quando è arrivato in classe nostra, noi siamo di passaggio, perché lui si presentò come il professore di passaggio. E siamo di passaggio e nella vita alcune persone ti lasciano il segno e magari noi lo lasciamo a loro e così per me è stato il professore che l'ha lasciato a me come a tantissimi altri alunni, come qui ci sarà scritto sicuramente e come troveremo, quindi grazie perché è una cosa bella proprio averla incontrata. Che meraviglia! Beh, ci hai anche un po' commosso, devo dire la verità. E brava. E, allora, visto questo attimo di commozione, grazie, aiutaci. Leggi qualcosa che sia anche però un po', insomma, come dire, no? Controcorrente.
facciamo qualcosa che dica anche che cosa deve migliorare Signeri come docente. No, vabbè, scherziamo. Però è così, se c'è un altro passaggio magari da leggere, intanto vi do modo. E poi volevo ringraziare anche la professoressa Pesa, insomma sono tanti gli amici che ci hanno raggiunto qua. Lo ripetiamo, faremo tante piccole presentazioni mirate, quindi tutti gli amici ma non tutti insieme. E ci tengo a dirlo perché poi queste cose ovviamente circolano, poi qualcuno si dice ah io mi sono sentito escluso, no, non è così, inviteremo tutti, però tutti un po' alla volta. Ringrazio ancora sempre Liberi TV che ci segue, grazie, forse hai trovato insomma il passaggio giusto insomma per questo momento importante dopo che i ragazzi hanno parlato e hanno espresso insomma anche un po' una somma di quello che hanno scritto. Vi invito veramente a leggere queste lettere, sono travolgenti. Cara classe, ammetto che anche i professori sono esseri umani e possono sbagliare. L'ho sempre detto, ma devo ammettere ancor di più che anch'io sbaglio e non sono da meno. Anzi, avrò sicuramente sbagliato con te qualche volta, ma ho sempre avuto fiducia nelle tue qualità e capacità. Ho sempre creduto in te, nelle tue e nelle nostre possibilità di migliorare insieme. Sarò stato troppo buono a volte, sarò stato troppo severo altre volte. Avrò preteso un po' troppo da te, oppure troppo poco, ma sempre perché ho creduto in noi, nella forza che siamo, in quella forza che è stata il tema unificante dell'intero anno scolastico. Ormai è quasi finito. Cara classe, ho guardato nei tuoi occhi giorno dopo giorno, osservando lo sguardo di ciascuno e cercando di capire, di comprendere. Ecco, le tue lettere mi hanno aiutato a capirti meglio e se qualcosa mi è sfuggito durante le nostre lezioni, ora non mi sfugge quello che mi hai scritto e che mi hai fatto pensare. Se soltanto questo blu notte di maggio fosse capace di parlare, allora ti basterebbe guardare il cielo per sentirmi. Ma nel dubbio ti scrivo. E tu cerca di dare il meglio di te, perché sei una classe che può dare tantissimo. Anzi, tu mi hai già dato molto e queste lettere mi hai indirizzato per me un mare di gioie su cui specchiarmi, anche per vedere dove possiamo migliorare. Buonanotte. Allora, Pierpaolo, io vorrei darti la parola adesso subito dopo con una riflessione a caldo su queste primi emozionanti interventi di questi ragazzi, tutti e tre bravissimi. Poi, se tu mi permetti, vorrei che a rotazione, proprio con dei brevi proprio pensieri didascalici, chi ha voglia di dire una cosa si viene a sedere qui al posto di Lorenzo, ti chiedo poi di fare un pochino da staffetta e vedere quelle che possono essere le vostre idee rispetto a quello che avete sentito. Paolo. Ho scritto questo libro perché volevo mandare un messaggio chiaro. Anzitutto, la scuola così com'è per me oggi non va bene. E allora dentro ho voluto inserire tutti quegli elementi che secondo me possono aprire un dibattito, una discussione, ecco perché, che possono insomma strappare il sipario dell'ipocrisia. Perché? Perché anzitutto secondo me un professore per esempio è importante che sia un maestro, ogni professore ha il proprio metodo, ogni professore, ogni insegnante ha il proprio approccio, questa libertà di insegnamento è fondamentale perché permette a ciascun insegnante di poter trasmettere quello che sente, che conosce nel modo migliore rispetto alle proprie qualità, alle proprie attitudini, alle proprie capacità. Per esempio, siccome ho sempre fatto teatro, regia, quando entro in classe immagino sempre davanti di avere tutti attori,
Allora vedo gli studenti, ecco i protagonisti della scuola. Io mi ricucio il ruolo del regista, e come il regista che vede nell'attore le varie corde emotive, emozionali, tutto quello che ha dentro da esprimere, cerco di aiutare tutti questi protagonisti della scuola a tirare fuori quello che hanno dentro, no? Educare vuol dire questo, educere, cioè tirar fuori quello che è il loro talento, la loro qualità, e quindi cerco di fare in modo che ciascuno possa interpretare se stesso conoscendo se stesso. No, molto socratica questa cosa, perché? Perché anche i ragazzi delle superiori percorrono un cammino che ha bisogno di una conoscenza di sé, e quindi aiutarli ad esprimere quello che già loro hanno dentro e farlo in maniera tale che questo li avvicini sempre di più al mondo che ci circonda, e questo inevitabilmente mi porta a far sì che siano loro a fare la lezione, essendo loro a svolgere l'iniziativa di apprendere, e quindi io faccio un po' il regista aiutando ciascuno sia nel corpo sia nella mente, soprattutto nel cuore, che viene spesso messo da parte nella scuola, no? E quindi in questo modo ciascun ragazzo riesce anche a creare dentro di sé, diciamo, quelle conoscenze di se stesso che lo aiutano anche a comprendere i propri limiti, magari a travalicarli se serve, però sempre con la forza dell'amore. Infatti gli studenti, anche io quando ero studente, non è che siano diciamo contenti di studiare, no? Nessuno vuole studiare, per riuscire a trasformare questo questo atteggiamento di lontananza da un obbligo, ad avvicinarlo come un percorso invece in alto mare, come se ci fosse un oceano. Allora, siccome l'anno scolastico è un oceano da attraversare, io mi costruisco insieme ai ragazzi un galeone, un veliero, e come corsari gli chiedo di salire su questo veliero, di affrontare il mare aperto, che significa la tempesta, significa anche affrontare difficoltà della notte e del giorno quando si naviga in mare aperto, che è un po' quello che succede oggi e che ho riportato nel libro, no? Uno scontro tra un mondo che si vuole costruire sulle certezze, ma le certezze creano insicurezza. E quindi dare certezze è un modo per agganciare le insicurezze di ciascuno, perché ciascuno si aggrappa alle certezze che gli vengono date per soddisfare le proprie lacune, cioè come un vuoto a volte, soprattutto negli studenti, è un vuoto esistenziale, è un vuoto di solitudine spesso e anche di paura, non amano essere giudicati, e questo vuoto è anche un vuoto culturale. Se noi riusciamo a riempire questo vuoto, non con il nulla che ci propongono, quindi con le certezze dogmatiche, ideologiche, eccetera, ma qualcosa di vero, di vivo, quindi trasformando la scuola in vita, allora ciascuno di questi ragazzi può riempire questo vuoto con qualcosa che sente come proprio, che sente come elemento di crescita, di bellezza, di conoscenza, di sapere, di amore. E allora se riempie questo vuoto con l'amore e non con il nulla, mettiamo in un angolo anche l'odio e evitiamo anche si cade nell'indifferenza, no? Di non sentire, di non percepire più, di non avere più quei sentimenti, quelle emozioni che ci fanno sentire vive e ci fanno essere vita. E allora la risposta alle certezze è la sicurezza, che secondo me è l'opposto. Mettersi in mare con un galeone è molto più difficile che stare sulla terraferma con la propria certezza, ma è proprio questa ricerca in questo mare aperto, una ricerca anche di verità, delle verità che si possono incontrare, che se si rimane sulla terraferma non si vedranno mai, si resta nella propria ignoranza, nella propria mediocrità. Ci vuole coraggio però, ecco perché i corsari rappresentano i pionieri del coraggio e della libertà, anche della possibilità di incontrare esperienze negative, ma che ci permettano di essere
in mare aperto verso quello che può veramente renderci la vita una vita piena. La scuola deve trasmettere una pienezza di vita e quindi anche quello che si insegna a scuola deve essere vivo, non deve essere spento, deve accendere, deve sollecitare, deve stimolare, deve permettere la creatività. C'era una bambina a Frosinone che stava disegnando, la maestra le dice: che stai disegnando? Dio, ma Dio nessuno sa com'è fatto, e tra poco lo sapranno, capito? A scuola uccidono la creatività, a scuola uccidono la creatività, invece la creatività va fatta emergere, perché la creatività è il motore che ci permette di camminare lungo la strada, è il vento che dà forza alle vele. L'accensione della conoscenza, anzi la conoscenza ha due accensioni, il dubbio e la curiosità. Quindi noi dobbiamo stimolare nei ragazzi come il dubbio e la curiosità. Queste due accensioni accendono il motore della conoscenza e si avvia la macchina che ciascun ragazzo guida da solo. Il professore può essere, diciamo, qualcuno che aiuta, sostiene, ma non si può sostituire alla guida della vita di un altro, che deve essere consapevole di quello che deve affrontare. E non può essere mai consapevole se resta fermo nelle certezze. Io dico sempre: chi è certo è insicuro e vive le proprie insicurezze aggrappandosi alle certezze. Chi è sicuro, chi è veramente sicuro di sé, perché ha vissuto delle esperienze o ha studiato e quindi può andare all'interrogazione sicuro di aver studiato, non ha certezze ma dubbi. Quindi chi è sicuro è incerto. Andare in mare aperto con il galeone corsaro è un percorso incerto, ma ci può dare quelle prospettive che ci fanno, che ci rendono più forti anche rispetto alla vita. E quindi il ruolo di insegnante è quello di un maestro. Io ho scritto qua dietro una frase importante per me: se non puoi fare ciò che ami, allora ama ciò che fai. Che vale sia per gli studenti, che dice: se non puoi fare ciò che ami perché vorresti andare a giocare a pallone, fare altro, no? Ma visto che stiamo facendo questo, ama ciò che stiamo facendo, ama quello che è il tuo percorso scolastico e vivilo pienamente con le tue qualità e vedrai che diventerà meraviglioso anche come insegnante, no? Certo. A volte preferirei andare al teatro per montare uno spettacolo, girare un film o dedicarmi di più alla politica, eccetera. Invece questo percorso come insegnante mi rende felice perché ho imparato ad amare ciò che sto facendo. Anche se quando avevo 23 anni non pensavo di fare l'insegnante, ma dopo i 23 anni, facendo il regista, la politica, il giornalista, lo scrittore, eccetera, tante esperienze che mi hanno reso un corsaro capace di poter essere nei confronti dei ragazzi un riferimento, perché ho vissuto delle cose che al di là della scuola mi permettono di essere qualcosa di diverso dell'insegnante classico, qualcosa che mi permetta di trasportare queste esperienze come dovrebbe fare un maestro con gli allievi, no? Quasi come un artigiano con chi deve magari approcciare nel laboratorio, nella bottega, un mestiere. E quindi secondo me è bene che i professori abbiano altri interessi, abbiano altre strade, abbiano altre possibilità, perché arricchiscono il loro lavoro di insegnante e quindi rendono il loro percorso un percorso di bellezza, di creatività, di immaginazione, ma soprattutto di amore. La scuola o è amore o non è. La scuola non è una fabbrica, la scuola non è un carcere, la scuola non è un'azienda, la scuola non è una fabbrica, anche se questi sono i modelli su cui è costruita la scuola di oggi e non mi piace.
non mi piace, va modificata completamente. Questa è una mia, questo libro è una mia proposta di riforma della scuola. Infatti nella copertina c'è il disegno che ha fatto un mio studente invece di Fiumicino, si chiama Matteo Vaporidis, è un galeone sopra la rosa dei venti eccetera, corsaro, c'è una bandiera però invece del teschio c'è un cuore, e tra le parole sono amore, libertà, tutela, riforma, onestà. Ogni parola ha la lettera iniziale che forma la parola altro, vorrei, quindi l'alterità, altro, la riforma della scuola è altro da quello che viviamo noi oggi con la burocrazia, con tutto quello che ci soffoca e che impedisce agli insegnanti di poter esercitare la loro libertà di insegnamento, che può coesistere, secondo me, soltanto con la libertà di apprendimento. Gli studenti dovrebbero trovare la possibilità di apprendere in maniera libera, guidati, tutto quanto, ma questo apprendimento deve essere un obbligo, deve essere qualcosa che li trasformi verso qualcosa che diciamo sentono come necessario. Il ruolo del professore è quello di soddisfare questa richiesta di apprendimento degli studenti. Secondo me lo scopo dell'insegnante è quello di dare all'urgenza degli studenti di conoscere una risposta che possa essere soddisfacente per loro. E quindi assolutamente credo la prima cosa vanno riconosciuti i meriti degli insegnanti di oggi, che reggono insieme a tutti gli altri, alla comunità scolastica in generale, dai dirigenti alle segreterie, personale ATA eccetera, che tengono in piedi una scuola che non sarebbe in piedi così come organizzata se non ci fossero le persone che vi lavorano e che la fanno vivere, la fanno esistere, la fanno resistere, perché lo vedo tutti i giorni. Poi se certo in tutti i mestieri ci sono quelli bravi, quelli meno bravi, quelli con la vocazione, quelli, ma questo esiste dappertutto, quindi anche tra gli insegnanti ci saranno, ma gli insegnanti sono pagati oggi come se fosse sotto proletariato urbano. Io ho lavorato alla Regione Lazio per 3 anni, part time, martedì, mercoledì, giovedì, 8 ore al giorno, guadagnavo quanto guadagno oggi che sono full time come professore, dalla mattina alla sera, sabato e domenica, non c'è fine al lavoro che un professore deve portare avanti, eppure, questo non viene percepito come un'urgenza. Perché come se la scuola, l'università, l'insegnamento, la formazione fosse qualcosa di secondario, quando invece se questo paese vuole rinascere deve puntare su formazione, scuola, università e ricerca, altrimenti non ci sarà mai futuro, vivremo un eterno presente, il che significa un ritorno indietro inevitabile, e allora sì, emergerà ulteriore diciamo, urgenza e necessità di certezze, perché non saremo più in grado di attraversare il mare, di andare verso l'orizzonte, di amare la libertà, di amarci tra di noi e vincerà l'odio o peggio l'indifferenza. Bravissimo! Oh, e lo dico con obiettività, non sono di parte in questo. Allora, mi viene da dire una cosa. La prima, ma velocissima, perché non voglio rubare spazio ai docenti e ai ragazzi se vogliono ancora aggiungere qualcosa. La prima sarà un po' impopolare, però Pierpaolo l'ha un po' detta tra le righe, la dico proprio breve. Pierpaolo, quando da piccolo gli chiedevano che cosa vorresti fare da grande, diceva il regista. Che cosa è diventato? Un insegnante. Ha fallito il suo sogno? No. Che cos'è Pierpaolo? È un regista, continua ad essere un regista, perché in classe si comporta come tale. Come il regista aiuta l'attore a capire chi è per interpretare meglio il suo ruolo, così Pierpaolo aiuta i ragazzi a capire chi sono per interpretare al meglio il ruolo di studenti, quindi credo che l'abbiano capito e maturato questi ragazzi, almeno quelli che hanno parlato oggi. E poi un'altra cosa bella che hai detto è che l'insegnante deve
mantenere gli impegni, la mente impegnata con le proprie passioni a livello extrascolastico. E gli insegnanti che sono qui, molti dei quali conosco bene, di interessi ne hanno tanti, tantissimi. E quindi, se posso, io vorrei... Ma grazie. Esatto, vorrei un attimo sentirli, quindi preparatevi a dire due cose però didascaliche proprio, poi venite a dirle qua. Grazie, sei d'accordo con quello che ho detto? Comunque sì. Il ruolo, no, dell'attore, se non capisce prima chi è, poi non può interpretare il personaggio. Adesso ti chiedo di leggere un altro passaggio. Ah, vuoi parlare della tua esperienza? Però una cosa, ecco, se hai una cosa veloce da leggere, perché io volevo mantenere la cadenza delle letture, e poi fai il tuo intervento. Vabbè, dai, insieme, dai. Va bene, vai, vai. Ti serve un po' di luce? Vuoi? No, no, va bene, va bene. Allora, la mia esperienza è un po' diversa, perché qui si parla di scuola, istituto magistrale, artistico, insomma. Io ho conosciuto il maestro Pierpaolo Segneri, perché noi non lo chiamavamo professore a teatro, in una scuola di teatro a Roma, una scuolaccia. E, però la mia esperienza è stata molto profonda, nel senso che, vabbè, è andata un po' così, perché io sono più brava a interpretare che a raccontare, vabbè. Era il 2005 e da Bernalda, un paesino della Basilicata, in provincia di Matera, mi trasferii nella capitale, poco più che una bambina ingenua. Avevo quasi 20 anni, ero iscritta alla facoltà di fisioterapia all'Università Cattolica del Sacro Cuore, proprio io che sono buddista e volevo fare l'attrice. La confusione sia nel cuore che nella testa. Stavo facendo la doccia, c'era la radio accesa, e sentì la pubblicità alla radio di una scuola di recitazione e scrissi la data dell'audizione sul libro di anatomia e l'indirizzo del posto, così, velocemente. Ce l'ho ancora. Andò molto bene, vinsi anche una borsa di studio di lì a poco. Ero stata selezionata, ma non avevo il coraggio di dirlo a casa. Lì c'è mia madre che ha cambiato idea nel frattempo. È così che divenni l'allieva di un regista che era anche il docente di recitazione di quell'accademia. Insomma, è così che ho conosciuto nel 2005, nelle vesti di regista insegnante, il maestro Pierpaolo Segneri, nostro docente di recitazione. Era un'accademia d'arte per attori, ballerini e cantanti, e Pierpaolo mi disse che il talento non basta. Mi insegna un sacco di cose: l'anima dei personaggi, il sacrificio, che non è una brutta parola, lo sforzo, le corde emotive e emozionali, i sottotesti e le intenzioni. La vita e la scena. Mi insegna una cosa che non mi ha mai insegnato nessuno, poi. L'urgenza dell'attore, la ricerca di verità, l'autenticità e molte altre cose. Parlai con la mia famiglia. Passò molto tempo prima che capissero che fare l'attrice è un mestiere, direi il più difficile, ma sicuramente il più bello di tutti per me. Non so se l'ho mai messa in pratica io quest'urgenza, ma prima dei provini, prima di andare in scena o sul set, io ci penso ogni volta, e questa fu per me una grande scelta di controtendenza, per me che non avevo nemmeno il coraggio di sognare. So solo che quando ti appassioni veramente a qualcosa, poi non c'è spazio per l'ozio, per il pericolo e per le dipendenze. Tutti dovrebbero incontrare un insegnante così, almeno una volta lungo la via. Grazie maestro Pierpaolo Segneri per sempre, grazie a Leone. Mia madre è contenta ora. Brava, grazie, brava la mamma che ha secondato questa inclinazione, se no avremmo un'attrice in meno, invece un'attrice bravissima, e insomma siamo molto fieri di lei, brava. Allora, adesso vabbè, mi vengono in mente tantissime cose, però non possiamo finire tardissimo, anche perché abbiamo una conviviale, me le tengo per le prossime presentazioni.
Però Pierpaolo, mi piaceva l'idea che hai usato la metafora del vivaio con la scuola, e qui siamo in mezzo a delle piante rigogliosissime, quindi che sia di buon auspicio per le prossime classi che avrai, che questo amore che si può mettere nelle piante, ognuna ha bisogno di cose diverse perché sono di varietà diverse, e questo amore può dare, guardate che meraviglia, delle fioriture così intense. Quindi questa era una cosa che ci tenevo a dire. Allora, io chiamo brevemente intanto tre di loro, se vogliono dire una cosa, perché so che cosa fanno quando finiscono l'orario scolastico. E c'è allora Gabriella Bove, che è un'appassionata d'arte, curatrice d'arte, e quindi oltre la scuola poi si dedica in prima persona a realizzare eventi di caratura artistica molto elevata, e quindi volevo sapere se Gabriella voleva dire una cosa. Sì, io ho avuto la fortuna e il piacere di conoscerlo come collega e come amico, perché io e Pierpaolo poi abbiamo tante amicizie in comune, una sorella, io sono originaria di un piccolo paese in provincia di Latina, lui è di Frosinone, abbiamo scoperto poi a distanza di anni di avere parecchi contatti. Io ho usato, è brutta questa parola, in modo positivo Pierpaolo, perché l'ho conosciuto in una scuola tanti anni fa, una scuola un pochino rigida, con un bacino d'utenza eterogeneo. E tutte le volte che vedevo Pierpaolo uscire dall'aula, vedevo proprio la classe diversa rispetto anche alle mie, anche se io insegno una materia meravigliosa, una materia che si presta, io la chiamo la mia ora della bellezza e della gentilezza, tanto che a volte quando mi confronto con i miei colleghi sembra che parliamo di classi completamente diverse, perché penso che i ragazzi vadano educati alla bellezza e al bello, il bello attira il bello. Però tornando a Pier, io ho notato che lui aveva un approccio con le classi completamente diverso, quindi io mi sono incuriosita. E nei rari momenti così di pausa, perché io ho tantissime classi, chiedevo consiglio, mi sono permessa insomma di sfruttarlo, e devo dire che io sono cambiata molto in questi anni. Sono cambiata, secondo me, in positivo. Ero molto più rigida, ma non con i ragazzi, proprio con me stessa. Io sono un pochino macchina da guerra, nel senso, come ha detto Camilla, faccio tante cose, ho avuto un percorso un po' particolare prima di entrare nella scuola, ci sono entrata presto, ma non perché io mi senta più brava degli altri. Mi sono laureata e dopo 3 anni è uscito il concorso, l'ho vinto ed eccomi a scuola, quindi è anche una questione, secondo me, di fortuna. Però ho avuto tante esperienze, sono stata 8 anni da un noto critico d'arte, che poi è un critico che conosce anche il papà di Camilla, che è un grande esperto di arte, quindi tutto ritorna, sembra quasi che le persone tu le incontri nel tuo percorso di vita, mai in modo casuale. Quindi sono entrata nella scuola così, in maniera del tutto, in modo così improvviso, diciamo, non avevo nessuna preparazione, avevo fatto altro, però le mie esperienze che ho continuato e che continuo a nutrire e a coltivare mi hanno sempre arricchito. E poi 2 anni fa ho avuto anche la fortuna di avere un distacco voluto, devo dire, in un liceo molto creativo. E qui davanti a me ho un'insegnante ottima, un'insegnante di italiano del liceo artistico Ripetta, la professoressa Pesa. Ecco lì. È vero, è vero. E devo dire che lì mi sono nutrita di leggerezza, di creatività, quindi ho stravolto proprio la mia metodologia, la mia didattica, trasformo i ragazzi in critici d'arte, in curatori di mostre, la massima libertà, e devo dire che la risposta è più che positiva. Quindi grazie a Pierpaolo, grazie a Camilla, grazie alla collega Pesa e a tanti altri colleghi che in questi 25 anni io ho avuto modo di incontrare. Grazie mille. Grazie Gabriella Bove. E volevo Maria Teresa Papotti, perché insomma so qual è la sua passione, una passione che io condivido pienamente, che è quella, addirittura è stata definita mitica, e lo confermo, la conosco extra scuola, però insomma il suo percorso nella formazione della moda mi appassiona tantissimo.
Grazie. Allora, io voglio raccontare prima di tutto la mia esperienza di collega di Segneri, perché così ci chiamiamo a scuola. Allora, il professor Segneri è arrivato nella nostra scuola come supplente, quindi io mi sono informata dai ragazzi, ma com'è questo professore? E loro, bravissimo, ma che fa di particolare? Professore, è un'altra cosa, mi hanno detto. Ma come un'altra cosa? Che fa di particolare? No, lui quando spiega non ci annoia, lui quando ci racconta le cose sembra che le vive, che le ha vissute già, quindi io ho avuto questa visione di questa persona come una persona magica quasi, e ho detto ma questo che farà? Comunque questa cosa è rimasta, io sono ancora al Caravillani e ho avuto sia lei che lui come alunni, e tutti i ragazzi che hanno avuto il professor Segneri anche solo per un mese si ricordano di lui come se fosse stata una cosa che durava tantissimo tempo, quindi la sua esperienza, il periodo che è stato nella nostra scuola è stato importante per noi, quindi lui lascia il segno, questo solo voglio dire. Brava, brava. No, grazie a te. E poi Maria Rosaria De Simone che scrive anche lei, non ti mettere le mani tra i capelli, ma una cosa me la devi dire. E poi gli altri li chiama Pierpaolo, perché voi vi conosco un pochino di più, gli altri li chiama Pierpaolo se chi vuole, solo chi vuole, poi se l'avvocato Sottira vuol dire qualcosa. Peraltro un'altra erudita. Allora, buonasera a tutti. Intanto grazie Pierpaolo, ti chiameremo Zorro perché è tua. Preparati la prossima volta la maschera. È bellissimo sentire queste... Mi è piaciuto tantissimo ascoltare i ragazzi, le ragazze, perché visto che sogniamo, facciamo un sogno, un brutto sogno. Immaginiamo questa nostra società, questo nostro tempo senza la scuola, perché noi parliamo sempre male della scuola, immaginiamo questa società senza la scuola. Sarebbe secondo me un film dell'horror, perché i ragazzi sono tanto tempo, io insegno lettere con noi tantissimo tempo, e quando ci sono le vacanze non si sopportano in casa più di tanto, più di 2 ore, i genitori non ce la fanno, anch'io sono genitore, no? E la scuola è importantissima, un'agenzia fondamentale, e trovare dei professori come il professor Segneri, come la professoressa Pesa, come il professor Vito e come tanti di voi penso è importantissimo, cioè è bello andare a scuola, è bello apprendere, hai detto benissimo, io condivido, lo sai, il tuo pensiero, ti ho anche detto un po' di tempo fa, ma perché invece di scrivere poesie non scrivi un libro sulla scuola? E con grande piacere l'hai fatto e lo leggerò, grazie. Volevo fare un ringraziamento anche, visto che abbiamo parlato degli studenti di ieri, che oggi in sala è presente anche uno studente di oggi, proprio in rappresentanza di tutti, ovviamente è Valerio Grimaldi, che è un mio studente, tra l'altro di una classe seconda di cui sono il coordinatore, quindi e poi è arrivato, ci sono anche i fratelli. I fratelli Filippo e Lorenzo. No, meno male, stanno al cinema. Grande. I fratelli Catanoso. Gemelli. Mi hanno fatto una sorpresa, molto gradita. Quindi volevo ringraziare anche gli studenti di oggi che mi... E anche la mamma di Valerio, che è la rappresentante dei genitori della classe e che appunto come rappresentante... Arrivederci, ciao, ci vediamo domani. E no, ma sono di passaggio.
è una coincidenza, capito? Passavano di qua, sono andati al cinema e si sono affacciati. Hanno detto c'è il Segneri. Che tra l'altro a loro io insegno la materia alternativa alla religione, perché oltre diciamo italiano e storia faccio delle ore in più le materie alternative alla religione. Quest'anno insegno lingue e linguaggi della comunicazione, quindi linguaggio verbale e non verbale, le varie comunicazioni sia del web, essendo giornalista anche parlo delle bufale, fake news, cercare di leggere anche la comunicazione di oggi non in maniera passiva ma in maniera consapevole e critica, per non rimanere schiacciati dai vari impulsi che arrivano dall'esterno e che sono molto più forti della scuola purtroppo e che fagocitano l'attenzione dei ragazzi, a cominciare ovviamente dalla tecnologia che è diventata proprio il loro mezzo unico per ore e ore e ore durante la giornata, veramente troppo, e per questo non leggono più, perché leggono i telefonini, tablet, computer, leggono, vabbè, questa è la mia esperienza, magari al liceo classico è diverso, non lo so. E quindi voglio ringraziare Valerio, la mamma di Valerio, per essere qui in rappresentanza di tutti i miei studenti di oggi, perché ho preferito oggi fare una cosa molto più ristretta, in un luogo più, diciamo, più piccolo, non potendo invitare tutti, ho fatto delle scelte per poter essere in una situazione più familiare e far nascere questo libro oggi, è appena uscito dalla tipografia proprio questa mattina, in un clima più confidenziale, esatto. E quindi diciamo, l'invito era anche per voi per rappresentare un mondo che è il mio mondo di oggi. Ecco, questo ci tenevo. Avvocato Sotira. La parola all'avvocato Antonella Sotira. Perché dovete sapere, ormai i professori è meglio che abbiano un avvocato, non si sa mai, di questi tempi è meglio tutelarsi, è cambiata molto la scuola. Questo è anche vero. No, è il caso di dire che mi sento chiamata in causa, l'avete già detto, per gancio, come gancio per l'editore, e quindi felice di vedere che appunto l'editore continua a volerti pubblicare, quindi sicuramente non ho ancora letto il libro, ma lo splendore dei discorsi sentiti adesso, e qui cito un altro bellissimo libro pubblicato da Perrone, non mi solleva alcun dubbio sul fatto che questo libro mi ha fatto venire in mente due cose bellissime, che è proprio un augurio, anche poi siamo sotto Natale. Pierpaolo mi ha ricordato Daniel Pennac, prima ancora di diventare famoso, no, per il suo personaggio Moulassin nel Capro Espiatorio, Pennac conquistò la Francia e l'Europa con questo libro come un romanzo per i suoi studenti. Tra l'altro penso che sia stato l'unico libro che mio fratello riuscì a leggere, e per lui fu un grandissimo dono, perché in questo libro si spiegava ai ragazzi come leggere un romanzo, e da lì il successo che poi tutti abbiamo avuto modo di apprezzare di Pennac, per cui secondo me Segneri sarà il nostro Pennac, quindi perché sfondi una porta chiusa, perché l'argomento scuola è una porta chiusa, non possiamo negarlo, e la sfondi partendo dagli studenti e da chi è interessato al futuro degli studenti. Qua gli unici interessati, io sono anche una madre, per cui mentre tu parlavi dicevo quanto sarei felice se mio figlio avesse un insegnante come Pierpaolo. Già Ernesto è felice quando ti incontra, no, nella zona di Piazza Mazzini. Poi pensavo un'altra cosa, mi hai fatto venire in mente che questa riflessione che abbiamo trovato insieme quando abbiamo presentato il libro di Bertinotti, no? E la definizione dei vinti giusti, quindi tu appartieni a questa categoria, cioè alle persone che non possono definirsi perdenti ma vinti, perché partono da una sconfitta, e la scuola oggi è una sconfitta, proprio in questi giorni in cui mi sono occupata del contenuto del calendario che abbiamo fatto insieme, colgo l'occasione di ringraziare Camilla
Camilla, che presta il suo volto anche per questa battaglia di civiltà contro la violenza alle donne, io ho scelto delle leggi, tra cui l'istituzione della scuola dell'infanzia, che non è ancora oggi obbligatoria, per ricordare come effettivamente tante leggi, tante norme, soprattutto quelle della scuola, hanno consentito alle famiglie di emanciparsi, anche alla donna stessa, no? Di poter si dedicare al lavoro. E tuttavia la scuola dell'infanzia ancora oggi non è obbligatoria, e quindi questo libro avrà sicuramente il successo che merita, non soltanto perché lo hai scritto tu e soprattutto i tuoi studenti, ma perché, come ti dicevo, ha una visione del futuro, e quindi questo è l'essere giusti del vinto, no? Partire da una sconfitta ma con una prospettiva. Siamo in alto mare, in un oceano, su un galeone, ma essendo tu un professore hai comunque in mente la meta, e quindi hai una mappa, hai un metodo, e quindi questo consentirà agli studenti la possibilità di affrontare il viaggio. Sarà avventuroso, non lo sarà, sarà più lungo, più breve, però c'è l'idea del fatto di essere condotti, per cui grazie. Io per quello che potrò fare, sai, spero di ospitarti anche nei nostri salotti, ma soprattutto spero che tu mobiliti tutte le tue forze, tutte le tue energie, quelle delle persone qui presenti, perché questo libro arrivi a chi ha più bisogno della scuola, gli studenti e anche noi genitori. A tutte le altre categorie la scuola oggi non interessa, però forse se non ci attiviamo in questo modo non potremo mai esserne sicuri. Quindi questa battaglia va fatta, e tu sicuramente sei un ottimo guerriero. Grazie avvocato Antonella Sutina. Se non altro adesso abbiamo uno strumento, casomai ci fosse da battagliare, ecco, lo strumento ce l'abbiamo. Direi che sì, allora sì, allora si può mettere qua. Poi se non ci sono altri interventi, se qualcuno vuole intervenire alza la mano come a scuola, se no ci dedichiamo al lato conviviale della serata. Dunque, io sono una mamma che ho conosciuto per un brevissimo periodo, e mi è dispiaciuto che il professor Signeri poi non abbia potuto continuare diciamo il periodo scolastico. E la cosa che mi colpì moltissimo è che andai al colloquio e mi trovai una persona, non un professore, una persona con dei sentimenti. Per cui restai proprio folgorata, meravigliata, cosa stava succedendo. Ahimè, il professore da lì a poco fu di passaggio e purtroppo andò via. E là io feci una riflessione un po', ma dico, non è che ha dato fastidio a qualcuno? Perfino pensai, perché il sistema è così rigido, scolastico, che purtroppo, cioè, voi professori siete costretti a seguire dei ritmi, e il suo metodo è bellissimo, però poi non corrisponde a ciò che viene richiesto, e quindi si crea diciamo una situazione non armonica. Penso anche addirittura con un sistema di narcisismo, di protagonismo che esiste in tutto il mondo lavorativo. Per cui c'è veramente tanto da fare, che questo sia l'inizio, anche per parlare di più, come ha la possibilità di fare in alcune lezioni, di emozioni nella scuola, che è una materia che purtroppo non ci sta, perché la conoscenza delle proprie emozioni è una cosa importantissima per un bambino o per un adolescente, perché purtroppo siamo in una società che va contro lei parla di amore per la scuola. L'amore è per tutto, a prescindere ora dal discorso mistico, religioso. L'amore è qualsiasi lavoro. Se tu non ami, non puoi lavorare bene, e questo è fondamentale nella conoscenza del sé. Mi fermo qua, grazie. Prego, grazie a voi. Grazie.
Grazie veramente a tutti. Dica, no, venga qua a dire. Qua, qua. Questo è un mio pensiero per lui e per lei. No, 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 però. No, no, sei tu o leggi tu? No, lo so. No, ma, allora leggi. Dai, che c'è liberi di tv. Non diamo le spalle. No, perché? Il mio pensiero su questo libro. Ah, va bene. Grazie. Allora. Quindi, dal diario di Gigino. L'amore come la cultura sono i motori della vita e solo loro possono debellare ed annientare la stupidità, l'ignoranza e l'arroganza. La cultura aiuta, aiuta a capire come vivere. Ecco, di conseguenza, l'importanza dell'amore per la scuola. Ecco l'amore, ecco la cultura. Che bello! Le nostre radici, la cultura. Tra l'altro, tu sei reduce dalla presentazione di un libro meraviglioso di aforismi, perché la vita va affrontata e anche la scuola proprio attraverso gli aforismi, che sono delle pillole di saggezza destinate a restare veramente in testa nelle menti, un po' come dei, il ritornello delle canzoni. Secondo me l'aforismo è come il ritornello delle canzoni, quello che ti resta in testa. Sicuramente, però io quello che sto cercando di fare adesso è cercare di lavorare sull'ipocrisia. Infatti sto scrivendo una commedia, L'ipocrisia dell'essere. Per tutti pensiamo una cosa e ne facciamo un'altra. E questa è la cosa tremenda che avvilisce l'uomo. Finché non ci liberiamo di queste ristrettezze, queste stupidità, non andremo mai, 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 mai avanti. Quindi, secondo me, liberiamoci della stupidità attraverso la cultura. Io direi che chiudiamo, così come abbiamo aperto, con la voce agli studenti, quindi Gaia conclude e subito dopo ci dedichiamo ad un momento conviviale per voi tutti con brindisi anche prenatalizio per farci anche gli auguri. E volevo chiudere con una cosa molto bella, mi è venuta in mente mentre il professore parlava, e una cosa che mi piacque molto che fece il professore: di tanto in tanto si presentava con una scheda dove scriveva dei suoi pensieri, e questa è una cosa che mi colpì tantissimo e mi piacque tantissimo, ed una che mi colpì tantissimo fu quella dell'essere e apparire, e perché ci disse quanto è importante essere in un mondo dove si vuole apparire. Questo purtroppo è un problema che riguarda molto noi giovani adesso, ed è un pensiero che mi ripeto sempre da quando ce l'ha detto fino ad oggi, e sempre me lo porterò dietro, quindi essere sempre.